Amici, possiamo cominciare allora? Io Sì. vi chiedo scusa, parlerò all'inizio un po' in portoghese e poi passo all'italiano, bene? Io chiederò a tutti gli amici per disattivare il suono del muto e così poi lasciamo la parola al maestro. Então, eu gostaria de dar o meu bom dia a todos e todas nessa ocasião especialíssima, tanto para mim, pessoalmente, quanto para a nossa Faculdade de Direito e o nosso grupo de historiadores do direito, todos aqui presentes, como para a Universidade Federal do Paraná, de recebermos aqui nessa ocasião o mestre-geral. Professor Paulo Grossi, que gentilmente aceitou esse nosso convite para estar aqui no nosso curso de graduação que nós fizemos, mas aonde chega Paulo Grossi, naturalmente, que a ocasião vira uma grande ocasião, e extrapolou esse nosso curso de tópicos de história do direito, para que pudéssemos, inclusive, ter aqui a companhia e seguindo tantos amigos que aqui eu quero saudar. Além dos amigos, claro, aqui da Faculdade de Direito, o Sérgio Said Stout Júnior, nosso diretor da faculdade, Luiz Fernando Lopes Pereira, Walter Guandalini Júnior, André Peixoto de Souza e Tiago Hansen, a esquadra histórico-jurídica aqui da faculdade, eu quero cumprimentar todos os nossos amigos brasileiros que estão aqui. O nosso ex-presidente do Instituto Brasileiro de História do Direito, o professor Samuel Barbosa, a diretoria do nosso Instituto Brasileiro de História do Direito, professor Gustavo Silveira, professora Mônica Dantas, o professor Alfredo Flores, que estão conosco aqui no dispositivo Zoom. Mas eu queria registrar a imensa alegria e satisfação de também ter aqui os amigos italianos e espanhóis que aqui nos acompanham. Os tantos amigos florentinos, Maurizio Fioravanti, Pietro Costa, Giovanni Cazzetta, Bernardo Sordi e o nosso querido amigo Francesco Milorino, di Catania, o meu queridíssimo amigo Alberto Spinosa, florentino, mas que nesse momento está na Università della Tuscia. Eu quero cumprimentar os nossos queridos amigos espanhóis que estão aqui, o caríssimo Manuel Martínez Neira, tradutor dos nossos amigos florentinos, o querido Alfonso Aragoneses, de Barcelona, o queridíssimo Sebastião Martim, que está aqui também conosco, de Sevilha. Vejo aqui também a queridíssima Cristina Vano, de Nápoles. Vejo agora Irene Stolzi. Tchau, Irene. Vejo o meu caríssimo Paulo Capellini, que acabou de entrar. Vejo o caríssimo Federico Bambi. Outros amigos, vejo a cara Maria Sole também aqui, lá de Catânia, vejo o nosso caríssimo Ezequiel Abassolo, da Argentina, de modo que temos aqui uma grande audiência internacional para ouvir o nosso mestre. Eu dizia aqui no início da transmissão, que se ao menos uma coisa de positivo essa pandemia nos trouxe, essa possibilidade que temos de estarmos, ainda que virtualmente, nos vendo e matando, me permitam essa palavra muito da língua portuguesa, matando as saudades de todos os amigos. Eu quero cumprimentar todos e todas que nos assistem pelo YouTube, que já são algumas centenas. E passo agora a fazer a minha saudação em italiano, por favor, me permitam aqui a audiência. Carissimo maestro Paulo Grossi, carissimi amici, io ho fatto un po' la presentazione a tutta l'udienza che oramai sono oltre una centinaia e volevo anche nella lingua del nostro maestro e dei tanti amici fare questo testimone di una vera gioia, di una vera soddisfazione di avervi qui in questa occasione davvero speciale anche per me, anche per la nostra scuola, anche per la storiografia giuridica brasiliana. Salutare anche i colleghi spagnoli, i colleghi argentini, tutti gli amici che sono qui. Io
prima di passare la parola al nostro maestro Paolo Grossi, vorrei che il nostro preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università Federale do Paraná, il carissimo amico Sergio Stout Jr., facesse, ti prego Sergio, un saluto ai nostri invitati e ai nostri amici. Prego. Obrigado, professor Ricardo. Bom dia a todas e todos. Bom giorno a tutti. Quero dizer que é um grande prazer, professor Ricardo, estar aqui, podendo participar desse evento. Eu quero dizer que eu estou emocionado em ver tantos amigos e tantos professores e professoras tão importantes da nossa área. E, de fato, professor Ricardo, se tem alguma coisa boa nessa triste pandemia, é a possibilidade de nós nos reunirmos. Ainda que de forma virtual, né, podendo desfrutar, das palavras do nosso grande maestro, professor Paulo Grossi. Eu não vou nominar cada um aqui, eu quero só agradecer muito os professores que estão aqui. Gostaria de fazer um agradecimento profundo ao nosso professor, doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná, o professor Paulo Grossi. Temos muito orgulho, professor, de termos o professor como nosso professor doutor honoris causa, né? E gostaria também de agradecer a toda a nossa audiência, nossos alunos, nossas alunas, nossos colegas professores do departamento, dos nossos departamentos, do nosso setor, enfim, todos aqueles que aqui estão para escutar um pouquinho as palavras do nosso grande mestre. Gentile, carissimo professor Paolo Grossi, è un piacere averla con noi. Grazie mille, professor Riccardo. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Eu faço uma saudação aqui ao querido Rui de Senha, o coordenador do curso de Direito, que também se encontra presente. E faço uma brevíssima apresentação, embora não precise, do professor Paulo Grossi. Professor Paulo Grossi, o capo-escola fiorentino, que, enfim, tem essa influência absoluta sobre a historiografia jurídica brasileira e também curitibana. Basta dizer que de nós, os curitibanos, fomos quatro os que estivemos estudando em Florença em momentos e períodos diferentes, o que mostra a importância quer do professor Paulo Grossi, mas quer de toda a sua escola aqui para Curitiba. Claro que existem as razões do afeto e as razões dos nossos ligames pessoais, que certamente nós não seremos capazes de esgotar aqui. Mas apenas digo que, entre tantas outras coisas, o professor Paulo Grossi, além de professor emérito da Università del Sud di Firenze, além de presidente emérito da Corte Constitucional Italiana, além de doutor honoris causa por tantas universidades mundo afora, é, como disse o Sérgio, o doutor honoris causa da Universidade Federal do Paraná, como também, Alfredo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma grande satisfação, uma grande honra poder ouvir o professor Paulo Grossi no tema do papel atual da história do direito nos cursos jurídicos. Professor Paulo Grossi, maestro, a palavra é sua. Innanzitutto un saluto affettuoso al magnifico rettore, al preside della facoltà, ai colleghi, assistenti, studenti della lontana ma spiritualmente vicina Università Federale dello Stato del Paraná. Un saluto affettuoso a tutti gli altri colleghi ed amici che sono con noi collegati. In secondo luogo, un ringraziamento a Riccardo Marcello Fonseca. Venne a Firenze tanti anni fa con umiltà di discepolo, trattenendosi da noi per un lungo soggiorno di studio. Oggi
non ho esitazione nel considerarlo maestro, un mio maestro. Infine, un sentimento di viva, affettuosa solidarietà per la tragedia degli enormi lutti e sofferenze del popolo brasiliano durante questa terribile pandemia. Una prima precisazione. Parlerò lentamente e sicuramente non sarò un buon oratore, perché quel che preme a me è la vostra comprensione. Debbo anche delle scuse. Avrei voluto parlare da Villa Ruspoli, cioè dalla nostra sede del centro di studi, è lì dove ha soggiornato parecchio tempo Riccardo e anche i suoi allievi, e a tutti voi ben nota, ma esigenze di carattere informatico hanno suggerito di tenere questa piattaforma dalla Facoltà di Giurisprudenza di Novoli, cioè sede del Distaccamento delle Scienze Sociali fiorentine. Avrei voluto parlare in piedi, come è mio costume, ma il suggerimento di buon senso è di mettermi di fronte a questo video in modo che la comunicazione visiva sia più efficace. Vengo al nostro tema, il ruolo della storia del diritto oggi in una facoltà giuridica. Il mio sguardo sarà soprattutto volto all'Italia e al Brasile, ma è certamente uno sguardo che accomuna tutti quei paesi che i comparatisti unificano sotto la dizione di civil law. Ecco, questo mio sguardo è pessimistico se mi volgo al passato, soprattutto al passato remoto. È più ottimistico se mi rivolgo all'oggi. Debbo motivare queste affermazioni ed è ciò a cui è dedicata questa lezione inaugurale. Il mio sguardo è pessimistico per quanto concerne il passato remoto a causa della involuzione del diritto nell'età moderna. Che si intende per modernità nella storia del diritto? Si intende una svolta, un virar radicaldo direito a fine Settecento. Si afferma il protagonismo dello Stato, che ha le sue fondazioni teoriche nell'illuminismo giuridico e le sue fondazioni effettuali politiche nel secondo momento, il momento giacobino della Rivoluzione francese. Si ha una totale statalizzazione del diritto. Lo Stato monopolizza la produzione del diritto. Il diritto si legalizza. Abbiamo cioè una identificazione del diritto in un complesso di leggi, di norme, di comandi. Si ha una circostanza nuova, il vincolo inscindibile, a vinculação inscindível, tra diritto e potere politico. Il diritto assume un carattere potestativo, impositivo. Segno di tutto questo
Emblema di tutto questo è il codice, questa fonte nuovissima, voluta dalla rivoluzione e realizzata dal despote Napoleone, che dal 1804 al 1810 dedica ogni suo sforzo per una codificazione a largo raggio, che investe il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto processuale, il diritto penale. Perché mi interessa tanto in questa lezione il codice, la fonte codice? Perché questa fonte è voluta e pensata in alto ed è proiettata in un futuro senza fine. Pensate alla sorte del Code Civil, il primo codice napoleonico, 1804. Soltanto dopo 200 anni, negli anni appena alle nostre spalle, si è avuta un rinnovamento sostanziale. Ma il codice è proiettato per un futuro senza fine. Ed è proprio il diritto civile l'esempio più disarmante. Perché disarmante? Perché il diritto della vita quotidiana del comune cittadino, cioè di un cittadino immerso in un tempo quotidianamente vissuto, viene, per così dire, detemporalizzato. E come è richiesto dall'assetto di una civiltà borghese, astrattizzato. Prendiamo per esempio il grande emblema della rivoluzione, égalité, uguaglianza, igualdade. È una uguaglianza formale, giuridica. Sul piano effettuale è soltanto un qualcosa di potenziale. E la nostra scienza, la scienza giuridica, si ammanta di una virtù, della massima virtù, di quella che è ritenuta la massima virtù, ossia la purezza, la purezza. E qui si affaccia quello che io ho sempre qualificato come un intelligente ma grande corruttore, Kelsen. Corruttore in Europa ma anche in America Latina, e l'ho constatato nelle mie visite soprattutto nella realtà messicana. Corruttore proprio perché immobilizza in delle forme, in dei comandi, una realtà che viceversa ha bisogno di immergersi nella storia, perché è essa stessa storia. Il diritto della modernità dunque si risolve in un sistema. Adesso serve solo la logica, una logica di indole deduttiva, con la sua completa destoricizzazione. È il desolante quadro che domina il positivismo giuridico esercitato in Francia e in Italia. Una Italia che durante tutto il secolo XIX, l'Ottocento, è completamente ancillare, ancillare alla Francia. Prendiamo esempio il codice civile. Il codice assorbe in sé tutto il diritto civile. Scienziati, maestri nelle università, giudici, notai, sono ridotti, reducidos, a semplici esegeti. I commentatori passivi del Code Civil in Francia durante il secolo XIX costituiscono quella che giustamente si chiama
École de l'exégèse. Sopra ho fatto due esempi, Francia e Italia, perché sono i modelli giuridici di un positivismo giuridico assai fermo nelle sue certezze. Assai fermo, come dico io, nell'affermarsi dell'assolutismo giuridico dell'età borghese. Ecco, questa conclusione si dovrebbe attenuare se l'osservatore si sposta, se desloca in Spagna, dove si ha un codice civile solo nel 1889 e dove questo codice si pone come norma positiva unicamente dove non ci sono dei derechos forales, formazioni giuridiche locali di carattere consuetudinario e risalenti a un passato anche remoto. O se l'osservatore si desloca nel vostro Brasile, se mi permettete, anche mio Brasile, dopo che ho avuto il privilegio e l'onore di due dottorati, uno a Curitiba e l'altro a Porto Alegre. Un nostro grande giurista, Tullio Ascarelli, esule quale israelita nell'ospitale Brasile per ben 9 anni, dal 1938 al 1947, appena rientrato in patria, insisté molto sulla profondamente diversa situazione storico-giuridica italiana e brasiliana. Un Brasile dove, fino alla codificazione del 1916, era protagonistico il vecchio diritto comune di marca medievale integrato dalle ordinanze filippine del 1613. Dunque, l'analisi dei civilisti risulta dominata da statalismo, da un positivismo giuridico che si traduce in un rigido legalismo. Esegesi di testi normativi, textos, e quel che più conta, textos separati dal contesto sociale. La scienza civilistica ridotta, reducida a esercizi logici sulla legge. Un'analisi quasi istologica della legge e soprattutto della legge madre, il codice. Conseguenza inevitabile di tutto ciò è la eliminazione in un angolo nascosto sia della storia del diritto sia della comparazione giuridica. Brilla durante la modernità la inutilidade della storia del diritto. Può solo servire per inserire qualche decorazione erudita negli atti di giudici e avvocati, qualche antico brocardo, qualche antico aforisma romano o medievale in lingua latina. Insomma, se la storia del diritto è mera erudizione, su di essa è meglio non fare perdere tempo a uno studente. Nasce da qui quel pessimismo cui accennavo all'inizio. Se il mio sguardo si rivolge al passato, particolarmente se è un passato remoto, tutto il secolo XIX, questo pessimismo è molto ben fondato. Molto cambia con il secolo nuovo, il Novecento, secolo postmoderno,
tempo percorso da un intenso dinamismo. Molto si muove e molto muta. Cede, se afasta, il protagonismo dello Stato. Perché cede, se afasta, la dominanza della classe borghese. Ed emerge quella classe proletaria che non aveva fatto la rivoluzione del 1789. E la società non è più una piattaforma statica, amorfa, passiva, come la voleva la civiltà borghese. Nel nuovo secolo la società si organizza, si articola in tante comunità di carattere religioso, assistenziale, corporativo, sindacale, professionale, nella quale il cittadino povero e ignorante può trovare ausilio e protezione. È la crisi della compattezza politica, è la crisi dello Stato moderno. Emblema del nuovo secolo può condensarsi in questa frase: sempre più società, sempre meno Stato. Ciò in Italia si registra più che in altri paesi di sibillo. Qui si hanno influssi importanti e decisivi a livello di scienza giuridica. Ed è il grande merito di un giurista culturalmente ben provvisto, ben fornecito, Santi Romano, un cultore italiano del diritto pubblico, cultore anche della teoria generale del diritto. Quando nel 1909 ha il compito onorevole di tenere il discorso inaugurale per l'anno accademico nell'antica Università di Pisa, egli sceglie un tema nuovo, un tema incandescente: lo Stato moderno e la sua crisi. Qui Romano si fa osservatore oggettivo di ciò che vede al di là delle finestre del suo studio. Quella società, come dicevo prima, che si auto-organizza. Quella società che comincia a mettere in crisi le certezze del vecchio Stato nato dalle officine della Rivoluzione francese. Nel 1909 fa quasi opera di storico Santi Romano. Guarda ciò che succede, la registra. Ma è nell'ultimo anno della Prima Guerra Mondiale, il 1918, che quella analisi, chiamiamola così, storiografica, diventa un progetto teorico di alta teoria giuridica. Ed ecco quel libretto molto esile nelle pagine, ma molto denso nei suoi contenuti: l'ordinamento giuridico. La verità, la nuova verità che Romano mette a nudo è che l'essenza del diritto è quella non di comandare, non di proiettarsi su dei cittadini chiamati soltanto alla passiva obbedienza, è quella di ordinare la società. Dice Romano, prima di essere norma comando, anche se così il diritto ci appare nella vita quotidiana, il diritto nella sua essenza è ordinamento. Ecco, io ho sempre assegnato un carattere rivoluzionario a questa operazione
scientifica di Romano, perché Romano viene a capovolgere, a revirare l'osservatorio da cui si deve guardare al diritto. Non più come nella modernità da sopra in giù, de sopra in basso, visione autoritaria, perché potestativa, impositiva, sebbene da sotto in su, de basso in cima, visione questa squisitamente sociale, perché nascente dal grembo della società, do seio da sociedade. Infatti, se il diritto nella sua essenza è ordinamento prima di essere norma, perché è chiamato a ordinare la società, si potrà avere un vero ordinamento solo se il diritto farà propri interessi e valori diffusi e condivisi nella società. Ai fini di questa lezione, qual è l'insegnamento da trarre? Si ha un grosso recupero di storicità. Si sottolinea quale carattere fisiologico del diritto, cioè ontico, intrinseco, la sua storicità. Storicità che nel corso del Novecento mostrano palesemente i nuovi costituzionalismi sociali del Novecento. Dalla Costituzione di Weimar del 1919 a quella della Nuova Repubblica Italiana del 1948. Ho un salvataggio con un po' d'acqua, se mi permettete, offro questo brindisi a voi. Grazie. Non più i bills e le déclarations settecentesche, cioè le dichiarazioni dei diritti in Nord America e in Francia, solenni affermazioni di carattere filosofico-politico. Ora le nuove costituzioni sono breviari giuridici, dirette espressioni della società. Ma società significa storia. Significa il perenne divenire, la insensante mudanza del corpo sociale. Perché la società è nel suo intimo una storia vissuta. Le costituzioni giuridiche del Novecento sono tutte storicamente contrassegnate, frutto di un momento storico e specchio e speglio di quel momento. Certo, hanno registrato i valori emergenti nel contesto sociale, valori che superano i movimenti e i mutamenti delle vicende giornaliere, ma che non sono immobili. Certo, sono destinati a durare, ma non sono immobili, non sono realtà statiche. Al contrario, sono percorsi da una dinamica, anche se estremamente lenta, legata non al modificarsi dei modesti fatti di vita, bensì, sebbene, dei grossi mutamenti che incidono sul costume collettivo e sulle stesse fondazioni antropologiche di una civiltà storica. È in base
alla nuova storicità del diritto come consapevolezza culturale ormai acquisita alla scienza giuridica è divenuta oggi sua indiscussa ricchezza, che la posizione della storia del diritto in una facoltà di giurisprudenza risulta corroborata, isto è, fortalecida. La intensa dinamica del tempo postmoderno, quindi anche del tempo attuale, rende irricevibili, inadmissibles, le rigidità, le rigideses dell'assolutismo giuridico moderno e i dogmatismi che avevano imposto la gerarchia delle fonti di diritto, dunque la funzione esclusiva della produzione del diritto riservata al legislatore, e rende invece necessario il coinvolgimento della interpretazione e applicazione in quella produzione. Oggi il diritto non è qualcosa di statico, ma di intensamente dinamico, una realtà in cammino, che possono più efficacemente percepire fonti maggiormente elastiche come giudici, uomini di scienza, notai. A questo proposito, mi viene fatto di pensare all'itinerario di un grande giurista italiano che fu mio maestro nella Università di Firenze del diritto processuale civile, e cioè Piero Calamandrei. Piero Calamandrei è stato un giurista legatissimo al clima legalista della modernità. È stato un accanito legalista, un ostinato legalista fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma da uomo dotato di una grande probità intellettuale, il suo è veramente un itinerario in cui le vecchie certezze legalistiche e statalistiche cominciano a mutare, e cominciano a mutare quando lui prende contatto con la realtà dell'immediato secondo dopoguerra in Italia e all'interno di quella grande fucina che è stata da noi l'Assemblea Costituente negli anni 1946 e 1947. Quando nel 1955, appena 2 anni prima della sua morte, avvenuta nel 57, quando Piero Calamandrei in quell'anno è chiamato dall'Università di Bari per una conferenza solennissima, dà a questa conferenza un titolo: la funzione della giurisprudenza nel tempo presente. E c'è veramente un rinnovamento della problematica nelle mani di questo giurista attento ai segni dei tempi, e dove tutto in questa conferenza ruota nella distinzione, anzi opposizione, fra tempi di stasi sociali, cioè tempi di immobilismo sociale, e tempi di rapida trasformazione sociale, com'è appunto il tempo in cui Calamandrei sta vivendo allora negli anni 50 in Italia. Per questi tempi così mutevoli, in chiave di trasformazione, è Calamandrei stesso ad affermare che in essi
parole sue, il giudice deve avere il coraggio di essere il precursore, l'antesignano, l'incitatore del legislatore. Quel che conta, amici, è poter seguire il cammino del diritto per impedire il suo inaridimento, il tornarsi arido, per impedire quel distacco che si era realizzato durante la modernità fra diritto e società. Oggi, per riprendere una mia immagine che ha avuto qualche fortuna, quel che conta più del punto, del ponto, è la linea storica in cui il ponto, i vari pontos si collocano. È il senso della linea, o sentito la linea, che conta, il suo trasformarsi. La linea storica mostra con chiarezza il caduco e il durevole, il durabile. Ebbene, qual è il personaggio che padroneggia la linea storica? È unicamente lo storico. Oggi io vedo bene lo storico del diritto accanto al cultore del diritto positivo, perché sarà lui a chiarire al civilista, al penalista, al processualista il senso della linea o sentito da linea, come entro quel sentito si collochi il singolo punto rappresentato dal diritto positivo hic et nunc, qui ed ora. Ciò è di cui ha bisogno il civilista, il penalista, il processualista. La presenza e la collaborazione dello storico. Il cultore del diritto positivo, se ha di fronte il minuscolo frammento della linea storica, che è il punto, il ponto presente e vigente, se resta solo, se fica solo di fronte a quel punto, rischia di avere una visione miope, arrivando ad ingigantirlo, a gigantarlo, a farne qualcosa di assoluto. Sarà lo storico a relativizzarlo, mettendolo in connessione con gli altri pontos da linea e ridando loro la sua effettiva dimensione nel divenire giuridico, nella mudanza giuridica. Ecco perché ho sempre sostenuto che lo storico del diritto rappresenta la coscienza critica, conscienza critica, del cultore del diritto positivo. Trarrei un'altra conclusione da questi nostri rilievi. Riaffermare l'unità della scienza giuridica. Attenuare le solitudini, attenuare a soledades all'interno di essa. Aumentare la collaborazione tra cultore del diritto positivo, storici, comparatisti, filosofi del diritto. Ovviamente ciò esige, rende necessaria una premessa fondamentale, cioè che lo storico del diritto si senta non un estraneo nella comunità dei giuristi, sebbene un giurista in dialogo con gli altri. Nel 1971
fu questo il programma alla base della fondazione fatta da me e, diciamolo pure, da Pietro Costa, in piena solidarietà, dei Quaderni Fiorentini. Instaurare un colloquio tra giuristi, entre juristas, creare un tavolo comune di lavoro, mesa comune. Questo è scritto nella prima pagina introduttiva al primo volume dei Quaderni nel 1972. Un tavolo comune di lavoro a cui debbono sedere il civilista, il penalista, il processualista, accanto allo storico del diritto. Ciascuno portatore delle sue specifiche competenze entro la unità della scienza giuridica, ma ciascuno in dialogo con l'altro. È ovvio che se lo storico del diritto altera, modifica il carattere giuridico delle sue conoscenze verso una erudizione fine a se stessa, il dialogo non potrà essere possibile, perché quello storico del diritto si è esiliato, desterrato dalla comunità dei giuristi. Lo storico, se è veramente tale, non potrà mai essere un imbalsamatore di cadaveri, un embalsamador de cadaveres. Non dimentichiamo mai il canone guida e ammonimento metodologico che ci dà quel grande ingegno, quel grande uomo di cultura lungimirante, quasi profetico, che fu nella prima metà dell'Ottocento Alexis de Tocqueville. Nella prefazione a quello splendido libro che è L'Ancien Régime, dove lui studia appunto i rapporti tra messaggio rivoluzionario, messaggi dell'antico regime risalente al tardo Medioevo, esce in questa frase che io ho sempre messo in esergo nelle mie pubblicazioni. La frase di Tocqueville è questa, tradotta in italiano. Io Tocqueville, come storico, guardando appunto questo connettersi o disconnettersi tra ancien régime e rivoluzione, ecco la frase, ho fatto come quei medici che cercano nei corpi morti le leggi perenni della vita. Aggiungo che oggi che stiamo avviando a Firenze la celebrazione del cinquantenario dei Quaderni Fiorentini, di cui si occupa un direttore valentissimo dei Quaderni, che è Giovanni Cazzetta, oggi con gioia di noi tutti cattedratico di storia del diritto a Firenze, oggi ho la soddisfazione di constatare che la nostra rivista ha pienamente realizzato quel colloquio tra giuristi. Più sopra, quando parlavo del ponto e della linea, vi ho detto che la linea, avendo un sentido, un senso, mostra con chiarezza il caduco e il durável. E questo può essere un ulteriore prezioso servizio che lo storico del diritto rende agli altri giuristi. Insegnare a non confondere l'episodico, il semplicemente episodico, da ciò che è destinato a durare. Ecco, lo storico è il massimo diagnostico in questa direzione. E mi viene a mente, chiudendo, perché vedo che qui siamo già
nei limiti consentiti, mi viene a mente una delle più alte figure della scienza giuridica italiana fra 800 e 900. È il cultore di una branca del diritto positivo, il diritto commerciale, anzi è il rifondatore in Italia di una visione veramente scientifica del diritto commerciale, Cesare di Vante, il quale ha dato sempre un grande spazio a ricerca per lui, per la sua stessa operosità intellettuale, a ricerche storico-giuridiche. Da giovane, nel 1885, in una delle prime sue pubblicazioni, un libro sul contratto di assicurazione, contratto de seguranza, egli fa una premessa che è premessa metodologica, ma che è anche una confessione franca, franca soprattutto per i giovani giuristi che devono, secondo la sua ottica, distanziarsi da quello che è la palude, il pantano dell'esegesi. Ecco la frase di Vivante che io voglio che voi abbiate presente. Tutto quel poco di buono e di nuovo che si leggerà in questo volume lo devo agli studi storici. Essi mi hanno servito a sceverare è una parola ora invecchiata, è propria del linguaggio italiano ottocentesco, traducetela in portoghese con distinguir. Essi mi hanno servito a distinguere, lui dice sceverare, il diritto ancora vivo e operoso da quello che conserva soltanto un valore di erudizione. Ecco, io credo che noi possiamo chiudere questa lezione proprio ottimamente con la frase di uno dei più grandi giuristi italiani che ha vissuto intensamente tra fine 800 e il primo trentennio del 900, ossia tra il moderno che pretendeva ancora di affermare i suoi valori o pseudovalori e il postmoderno con i suoi valori nuovi e che si tendeva a discutere se non a eliminare. In questo è sempre più progressivo recupero della storicità del diritto, lo storico, proprio in quanto storico, può essere un pilastro essenziale, colonna essenziale nella vita di una facoltà giuridica. Non posso terminare se non con un fervido augurio, questo destinato ai giovani studenti brasiliani che mi ascoltano. L'augurio affettuoso di un vecchissimo professore che rimpiange ancora a 88 anni, rimpiange il tempo in cui aveva la possibilità di quella comunicazione straordinaria che è la lezione, il dialogo con gli studenti, il dialogo con i giovani. Ed è quello che dà al professore una eterna gioventù. A loro dico, insieme a quest'augurio, avete la fortuna di lavorare sotto la guida di bravi docenti, valentes e respetados. Dovete cogliere pienamente questa occasione preziosa, aproveitar de esta ocasión preciosa. Auguri affettuosi e grazie della vostra pazienza. Muito obrigado.
Grazie, grazie moltissimo, caro maestro. Io devo dire che se la giovinezza è l'indice un po' di chiarezza e di una lezione, una relazione didattica e chiara, Paolo Grossi è tra i più giovanissimi dei nostri maestri. È stato un momento di profonda emozione per la nostra facoltà, per la nostra università. Io vorrei tanto, tanto ringraziare al nostro maestro Paolo Grossi e a tutti quanti, tanti amici di tanti luoghi diversi che sono venuti qua per questa occasione così, così bella. Non esagero sicuramente a dire che questo momento per noi qua, alla nostra scuola, per la nostra facoltà, è stato veramente un momento unico, un momento storico. Paolo, caro, grazie, grazie tanto della tua generosità di sempre, della tua amicizia di sempre, del tuo esempio e della tua ispirazione continua a tutti noi in tutto il mondo, ma particolarmente qua a Curitiba. Grazie, grazie davvero. Posso aggiungere solo, carissimo Riccardo, Certo. che è stato anche per me un momento estremamente importante, perché io ritengo che voi state lavorando bene. C'è una officina, un laboratorio straordinario nel vostro Brasile e quindi è un privilegio aver potuto tenere questa lezione inaugurale. Molto, molto obrigado. Grazie Paolo, eu quero agradecer tantíssimo a todos os que nos seguiram. Eu dei uma olhada rápida aqui no YouTube, tantos, tantos professores do Brasil inteiro, Marcelo Cassebia, a Cláudia Wesler, a Fernanda Covolan, a Caroline Mendes, a querida Daniele Vobeto, enfim, tantos e tantas que pelo Brasil inteiro acabaram seguindo essa nossa lição magistral aqui de Paulo Grossi. Quero agradecer tanto, tanto aos queridos amigos italianos que estiveram aqui conosco, os queridos amigos espanhóis que aqui estiveram conosco, ao nosso querido amigo argentino que aqui esteve conosco. Registrar mais uma vez essa imensa satisfação para nós, para os alunos do mestrado e doutorado, para os alunos da graduação que seguiram esse momento e desejar a todos, com mais esse agradecimento sentido ao nosso maestro, um excelente dia. Muito obrigado. Declaro encerrada essa sessão. Mi pare sia finita. Grazie della salvezza.